Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Guardialfiera, il borgo che domina la valle del Biferno. Sorta intorno al X secolo, la denominazione Guardialfiera è luogo di diverse interpretazioni. La prima ritiene che Guardialfiera sia l'equivalente di custodia, una sorta di guardia degli alfieri. La seconda ritiene il nome derivante da Guardalfano, così chiamato Alfano il monte di fronte al paese. La terza fa derivare Guardialfiera dal nome di Adalferio, conte di Larino, che nel 1049, al tempo della dominazione longobarda, era feudatario di Guardialfiera e del territorio circostante. Nel corso dei secoli, Guardialfiera ha subito notevoli trasformazioni legate al processo evolutivo dei vari periodi storici. Inizialmente era costituito da un'unica fortezza a guardia della valle del Biferno. Successivamente intorno al castello vennero costruite la chiesa e le prime case. Ancora oggi la zona viene chiamata Piedi Castello, circondate da mura di difesa. Nella cinta muraria vi erano tre porte che costituivano gli unici accessi al centro abitato. Gli ultimi resti delle mura e la porta principale, che erano situate nell'attuale piazza Aldo Moro, vennero distrutti all'inizio del 1900. In questo suggestivo scenario, ogni anno viene allestito il famoso presepe vivente di Guardialfiera. La cattedrale di Guardialfiera è misteriosa non tanto per la sua forma architettonica, quanto piuttosto per la storia di cui è stata partecipe. Antica di origine pagana, è stata rimaneggiata intorno all'anno 1000 ed è adattata al culto cristiano. A Piedicastello, fiabesco borgo antico di Guardialfiera, vede la luce il 9 ottobre 1902 Francesco Iovene, una delle figure più alte del Novecento letterario italiano. In questo antico villaggio, edificato sulla roccia, Iovene cresce ed ascolta la fabulazione del babbo, che gli narra angherie di potenti, raccapricci di contadini, burla di galantuomini. Nasce così la sua poesia, il suo fantastico mondo, il suo neorealismo letterario. Potete seguirci su Canale 11 Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, canale 12 del digitale terrestre, e su Molise Mio, canale 212.